ragazzi, sono Bamante, eccoci su Minecraft in un nuovo video tutorial. E qui è oggi. Ok, raga, io dico per Minecraft il server. Ok, raga. Ok, dobbiamo scrivere Aternos.org. Gioca e io ce l'ho qua, ovviamente qua ci sono, qua ci sono le impostazioni sul server. Voi dovete andare su software. Vabbè, io ci ho messo Bedrock perché sono da telefono. Se voi siete tipo voi siete da Java o Minecraft da computer, dovete fare una di queste qua. Qua ti ho messo Forge e qua ci sono le mod. Se no, non è mod, aspettate. No, questo Dino. Andare su. Aspettate. Glowstone. Dimmi. No, questo Dino. Scusate, aspettate. Aspettate. Ok, raga. Quindi dovete andare. Qua è per due o tre versioni di quello che volete. Però. Aspettate, qua c'è mesh. No, qua niente. Ok, raga, dovete andare su Moltax. Qua scegliete il coso a altri void. Ah, è vero. Qua ti. Qua. Tutti delle mod ci sono. Vabbè. Io non ho già il computer, quindi non so. Qua giocatori. Qua potete dare la lista dei la lista dei giocatori contenditi o l'op. Però se non volete che sia un che volete che sia un server pubblico, dovete fare così, dovete andare su impostazioni del server. Dovete andare su. Quindi dire che se non volete che sia in un modo. Volete che sia pubblico per tutti, dovete fare lista dei giocatori consentiti. No, quindi così capito, craccato anche con gente trucchi. Ok, resource park richiesto. Ok, così dovete fare. Come potete scegliere tipo se avete un mondo e lo vorreste fare come server, capito? E poi lo avviate così. E vabbè, io devo aspettare 90 minuti, non so perché. Vabbè, prenderò un po', dovete aspettare. Poi qua quando farà, poi ci sarà tipo, vediamo che qua raga, ok? E vabbè, il video tutorial finisce qui, da promette tutto, ciao!